Un musicista che suona il clarinetto. Il pubblico seduto in terra su una distesa di tappeti. Immagini in bianco e nero che raccontano di una Cina lontana nel tempo. Curiosi accostamenti in un luogo particolare. La sinagoga di Pesaro, piccolo gioiello del Seicento, testimonianza di un'antica presenza ebraica ormai perduta. Uno spazio che oggi è a disposizione della città per iniziative culturali. Questa volta il Fuori Festival, manifestazione parallela alla mostra del nuovo cinema, presenta un progetto dal titolo Ye Shanghai. Ye Shanghai significa Le notti di Shanghai ed è il titolo di un hit del 1937, una delle canzoni più famose della storia di tutta la Cina pre e post Mao Zedong. La canzone è stata completamente smontata ed è diventata una tessitura, come un madrigale, come un gesualdo, diciamo, e nell'arco di un'ora, nell'arco di questi 60 minuti di performance, per cui noi ci muoviamo dentro la texture, la grana di questa canzone, introducendo tutti gli altri materiali. Per cui il riferimento diretto per noi, rispetto alla narrazione, alla storia, al tema, è proprio tutto sul suono. Non solo musicista, ma anche autore di teatro e di film, Paci Dalò si muove da sempre su vari piani e linguaggi artistici. Attirato fin da giovane dalla cultura ebraica, ha seguito corsi di Torah e nel 1989 ha fondato a Gerusalemme un pionieristico Klezmer Ensemble. Invitato alla Fiera di Shanghai nel 2012, dopo sopralluoghi e ricerche d'archivio, l'artista ha deciso di raccontare, a suo modo, la storia degli ebrei di Shanghai. A Shanghai viveva una comunità di circa 23.000 ebrei, soprattutto fuggiti dopo la Kristallnacht dalla Germania e dall'Austria, e che viveva a Shanghai per un semplice motivo, perché era l'unica città al mondo senza visto d'ingresso. Per raccontare questa straordinaria città, vivace, cosmopolita e piena di contraddizioni, Paci Dalò ha utilizzato immagini inedite, girate in 35 mm da viaggiatori inglesi negli anni 20 e 30 e conservate negli archivi del British Film Institute. Il film, che non è un documentario, evoca i luoghi, le atmosfere, le usanze, la vita quotidiana di quel mondo lontano, proprio come lo scoprirono gli ebrei europei che vi trovarono rifugio. Nel cuore di Shanghai, in un distretto di Shanghai, c'era una comunità relativamente grande, ma comunità che si era portata tutto, cioè quindi non soltanto viveva lì, ma l'architettura era un'architettura tedesca, austriaca, c'erano una quarantina di giornali, riviste, bar, caffè, negozi, fotografi, sale da concerto, quindi veramente un luogo in un altro luogo, una cosa molto molto interessante. 20.000 furono gli ebrei rifugiati nella città cinese allora occupata dai giapponesi. I profughi andarono a ingrossare una piccola comunità ebraica di origine irachena che viveva lì dalla fine dell'Ottocento, composta da famiglie di commercianti facoltose e influenti, alla quale si erano poi uniti alcuni ebrei russi, arrivati dopo la rivoluzione del 1917. I nuovi arrivati vennero aiutati dalle organizzazioni ebraiche americane per trovare alloggi, cibo e vestiti. Ebbero una vita dura, lavori anche umili, per sopravvivere in una città dove il lusso sfrenato di pochi conviveva con la estrema povertà della popolazione cinese. Il collegamento narrativo è tutto sul suono, per cui nel suono c'è da un lato la voce di una, diciamo, di una sopravvissuta, di una persona che decadi dopo è stata intervistata negli Stati Uniti e che racconta il suo arrivo a Shanghai. Quindi da bambina, piccola bambina di 6-7 anni dall'Europa, e quindi c'è proprio questa signora con delle parole di una bambina che ci mostra la Shanghai di quegli anni. Gli altri materiali sono materiali ovviamente strumentali, musicali, legati a questo mondo, diciamo, al mondo ebraico nel senso più ampio del termine. Poi ci sono anche paesaggi sonori ritrovati dell'epoca, quindi venditori nelle strade, per esempio, degli anni 30, che abbiamo ritrovato col mio gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro tutto cinese, inevitabilmente, abbiamo ritrovato anche online questi materiali che sono poi entrati nel progetto. Immagini e suoni non raccontano il seguito della storia. Quando il Giappone bombardò Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, per gli ebrei la vita cambiò. L'America era diventata un nemico,
Tutti gli aiuti furono bloccati, i beni confiscati. I giapponesi concentrarono gli ebrei rifugiati, considerati apolidi, a Honkyu, uno dei quartieri più poveri della città. Fu una specie di ghetto dove gli ebrei vivevano insieme ai cinesi, in baracche, nel fango, tra sporcizia, malattie e miseria. Ma i giapponesi non consegnarono mai gli ebrei ai tedeschi. Nell'agosto del 45 arrivò anche nel ghetto la notizia del bombardamento atomico a Hiroshima e Nagasaki. Poi la guerra finì e Shanghai fu liberata. Quasi tutti gli ebrei si erano salvati. Finisce per cause naturali, nel senso che finisce nel primo dopoguerra con la partenza di praticamente di tutta la comunità per altri luoghi, per Israele, per gli Stati Uniti, per l'Australia o per coloro che potevano di ritorno in Europa. Il progetto Ye Shanghai sta girando il mondo in forma di film, ma anche come performance con musica dal vivo. Paci Dalò improvvisa i suoi interventi, inserendosi sulla base musicale registrata, seguendo un filo artistico che cuce insieme materiali visivi e sonori così diversi tra loro. È la prima volta che questo lavoro viene fatto in una sinagoga. È chiaro che il livello di coinvolgimento, anche l'empatia o di emozione, è altro. Noi siamo nel cuore di Pesaro, in uno dei luoghi dove in Italia la cultura ebraica fiorì grandemente. E quindi il fatto di essere qua è proprio una cosa importante, e tra l'altro questa è una sinagoga museo ora, quindi tra le attività proprio anche così pedagogiche, didattiche, secondo me il fatto di presentare progetti legati alla contemporaneità mi sembra una cosa importante.